mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Questa idea di allevare le api in realtà è partita in terza elementare, perché la nostra maestra ci aveva fatto vedere un video sulle api, spiegandoci le api, ci aveva fatto vedere un video su appunto la vita delle api, e io ero rimasta molto colpita dal canto della regina. È un suono che mi è sempre rimasto in testa. Man mano crescendo non ho mai potuto averle a casa perché mia mamma ha paura delle api. Quindi mi sono sempre comunque informata e avvicinata a loro. Ho fatto degli studi inerenti a loro e sono tecnico veterinario. Una volta arrivata, diciamo, ai 40 anni, ho deciso di fare un lavoro che, oltre a essere lavoro, è passione. Ho deciso di fare questo lavoro appunto per trasformare una delle mie due passioni grosse in lavoro, ma un lavoro che dia, al di là delle soddisfazioni economiche, proprio delle soddisfazioni personali. Sono andata a ricercare questo video. L'ho trovato, vecchissimo. Ora, siccome faccio anche dei corsi, ad esempio per l'Uni3 qua a Omegna, sulle persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo, oppure sono anche fattoria didattica certificata, quindi vengono i bambini da me e a loro mi piace lasciare comunque, più che l'apprezzare sì il prodotto miele, ma un semino nella loro testa di quanto siano importanti le api per il nostro mondo con l'impollinazione, e ripropongo a loro questo video nella speranza di appunto creare dei proseliti in questa cosa. Ogni anno, quando comunque vado dalle api all'inizio della stagione, mi capita praticamente sempre, quando risento il canto della regina dal vivo, perché capita, mi emoziono ancora adesso come allora e piango tutte le volte, perché è una cosa, non lo so, mi è entrata dentro ed è proprio una cosa, la vita e tutto quello che fanno loro per noi. E quindi è proprio, io dico sempre che l'apicoltura è una malattia, perché da una cosa nasce cosa, e quello ti porta a cambiare tutta la tua vita. I miei vasetti portano sulle etichette l'immagine di alcuni miei cani, perché l'altra grande passione di casa appunto è la cinofilia e i cani. È stata un po' una scommessa. All'inizio mi hanno dato parecchie persone, anche qua del territorio, mi hanno dato contro a questa scelta, perché il miele dovrebbe essere rappresentato da un fiore, dall'ape. In realtà è stata una scelta vincente, perché comunque i bambini mi chiamano, cioè cercano il miele dei cani. Per me è un vanto, siccome amo loro quanto amo le api, per me è un vanto e non è un dispregiativo. Quindi anche il mio logo, ad esempio, c'è la zampa con l'ape che unisce queste grosse passioni. Io sono o incosciente o un po' positiva, che non, cioè, spero di non farlo, perché comunque, come ho detto prima, a me piace dare il prodotto come lo fanno le api, darlo alle persone. Quindi non vorrei fargli delle alterazioni termiche. Vedremo. Ma la passione, ragazzi, cioè fare un lavoro che tu ti alzi al mattino e sei contento di farlo, perché ad esempio io in stagione non ho orari, cioè mi alzo alle 4:30, 5, e la sera comunque sei ancora in giro, sposti le api di notte, non c'è sabato, non c'è festa, ma chi se ne frega, cioè io sono fuori, ho spostato le mie api, mi vedo le lucciole, se mi attraversa la strada una volpe sono contentissima. Più che andare in un centro commerciale a prendermi un paio di scarpe, per dire. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.
l'Italia che cambia siamo noi.